Luogo catarchico. Catarchico, cioè dal catarro, ricco di catarro. In questo luogo le rapide del Tevere vicino a Ponte Duca d'Aosta, anzi fra Ponte Duca d'Aosta e Ponte Milvio. Allora, eccoci qua, eccoci qua. Ecco il Ponte Milvio. Mi sentirei di dire, in questo luogo alla Merda Asilo vidi uno stronzo che pesava un chilo. Ma mi riferisco al sindaco Marino. Allora, detto questo, qualunque offesa, epiteto offensivo non è sufficiente per un infame però, come quello. Parlando, dire che Marino è uno stronzo vuol dire offendere gli stronzi. Ah certo, vieni. Oh, allora, cogliamo l'occasione per dire che in questo luogo, io l'ho chiamato veramente alla Merda Asilo, perché qui è stato compiuto uno degli atti più cretini della storia dell'umanità. Infatti, da questo ponte, mentre stava arrivando per cercare di tamponare la falla provocata dai suoi miliziani, no? Un certo imperatore Massenzio, preso di rimbalzo dai suoi uomini in fuga, durante la battaglia cosiddetta di Ponte Milvio, perché qui a Ponte Milvio si è completata. Oh, bisogna dire che la battaglia è cominciata però dal 20° chilometro della via Flaminia, in prossimità di quella che sarebbe stata poi la villa di Livia, madre di Costantino. Sorella di Augusto. Una nobildonna. Oh, di stampo romano. Mi confondevo con Elena, scusa. Un attimo dei lapsus. Allora guarda, fai vedere quella chiesa e chiedi perdono di questo tuo errore, perché Elena è santa, Sant'Elena, madre di Costantino, che è stata una delle prime convertite. Come tutte le puttane, giustamente, la Maddalena, che se mai fosse esistita, è la prima di tutte. C'era quella importante storia che raccontava appunto questa faccenda della brava Maddalena. D'altronde nel mondo, vedi, questa intrusione della cultura ebraica, inclusione continua, proprio sì. Imbrattamento, esattamente. È un imbrattamento. Allora, siccome Sara, un po' di merda e un po' di zucchero, all'origine della cosiddetta razza ebraica c'è Sara, nota puttana, certo. Quindi a questo punto ci capiamo, Sara significa principessa. Moglie non glielo dire che ci ha messo il nome mia figlia Sara pensando che era principessa. Comunque, ma non capiva quale tipo di principessa fosse. Sara fu prostituita dal marito. Lo sappiamo. Allora, detto questo, è lei condiscendente. Cioè, appunto. Non è che ha detto no, vaffanculo, brutto figlio di puttana, è un calcio sui coglioni. No, ha condisceso ai voleri del marito padrone. Esattamente. Quindi siamo a questo livello, per cui possiamo capire anche che all'origine del cristianesimo ci sono strani pezzi di legno che questa Elena diceva che erano i residui della croce, no? E anche chiodi, pezzi di ferro, dando origine al bigottismo. Da una parte al bigottismo, dall'altra a quella pratica su cui hanno usufruito soprattutto i crociati. I quali ovviamente dovevano tornare. Dovevano comprovare che loro erano stati lì al sacro soglio. Sempre sacro è. E allora è questa abitudine, talché sacro sepolcro. Sì, siccome non ci credevano più, capito? A tutte ste balle, furono costretti a trovare la Sacra Sindone. Certo. La quale Sacra Sindone? Che però è del 1500. Manco di epoca crociata. Sì. No? Tanto Dio è eterno, no? E quindi tu l'immagine di Dio in qualunque anno, in qualunque secolo, in qualunque momento, che poi dici ma dov'era, dove andava, dove camminava? C'è un bell'articolo uscito su uno dei giornali di vendita dell'usato. Vera Sacra Sindone è esattamente uguale a quella falsa. A quella falsa, è giusto. Allora, guardi, questa cosa qui ne approfitto proprio adesso, visto che stiamo parlando di questa, vede, Calistus. Vedi, era un papa. Vedi, era un noto Pontifex. Calistus curava i calli. Calistus
Papa Santissimus Pater, Paterissima proprio, terzo, 1458 Calisto III, sì, me lo ricordo, un infame come gli altri. Allora, 1458 è quello che ha preceduto Pio II, che era Piccolomini, e Calisto III invece non era... Leggi questo, che questo è bellissimo. Questo è molto più importante, io l'ho lasciato per ultimo perché lo sapevo, sì. Proprio perché questo è emblematico del volere popolare, della fondamentale funzione del volere popolare, che ne voglia il governo, che ne vogliano i potenti, eccetera, prima o poi arriva a eseguire quello che vuole. Pacifico Caprini diede fuoco alla Nice, ritardando a Roma l'offesa dell'occupazione straniera. Oh, qui ci morì il Pietro Micca della situazione, perché il tenente conte Pacifico Caprini diede l'ordine, assistette, ma il Pietro Micca della situazione c'è morto pure, perché si è buttato a fiume troppo tardi e è scoppiata la mina. Ci sono le fotografie, dove si vede in maniera perfetta il ponte Milvio che è stato bloccato. Ricordiamoci comunque che i francesi che entrarono poi di qua furono scontrati da una carica di bersaglieri che erano per lo più bersaglieri, garibaldini, che erano per lo più volontari, cacciatori delle Alpi, erano volontari. Nel 1849 ci fu una piccola legione garibaldina composta da volontari delle università qui di Roma, e questo scontro... Università pontificia, perché allora c'era solo la Sapienza che era pontificia. Esattamente, e ci fu uno scontro in cui morirono due fratelli. Io ho detto cacciatori delle Alpi, ma era una presa per il culo, perché cacciatori delle Alpi sono del 1859. Esattamente, e che furono creati appunto, e furono tra i pochi vincitori di quella guerra, certo. Anche se possiamo dire che Solferino e San Martino fu una guerra, una battaglia molto, oltre che vittoriosa, anche molto combattuta. In ogni caso, dispendiosa in termini di vite umane. Esattamente, in tal caso buona parte della gloria di quelle battaglie, di quelle due località, spetta ai francesi e soprattutto agli Zuavi. Detto a noi, volevo ricordare i due fratelli... Gli Zuavi che non erano proprio francesi, no, diciamo... Diciamola tutta. I francesi erano prevalentemente nordafricani. Diciamo algerini più che esattamente. Altro. Esattamente, i francesi, gli algerini e i tunisini e le zone limitrofe, perché la Francia aveva altre colonie in quelle parti, sono stati molto bravi nell'utilizzare questa gente sia nelle campagne di Napoleone III, durante il primo conflitto mondiale, ma anche nella conquista dell'Indocina, poi anche e soprattutto erano una buona parte dei poilu del primo conflitto mondiale, cerchiamo di ricordarcelo perché questo è un concetto molto importante. Comunque volevo ricordare i due fratelli Spadoni, che morirono tutti e due in una zona che, per chi vuole avere riferimento, sta vicino a Valle Giulia. C'è un giardino, un bel giardino, e lì c'è il monumento. All'inizio di Viale Pinsuzzi. Esattamente. Sì, sì. E lì furono attaccati. I francesi si avvicinavano di qua, andavano verso il centro, andavano verso Piazza del Popolo. Diciamo che questa era il ponte che collegava la via Flaminia. Esattamente. Era di qui che passava. Le vie più importanti. Per il nord era questa. Ci sono tra i più importanti. E furono attaccati in un assalto alla disperata dei garibaldini, che venivano dai Monti Parioli, quindi venivano dall'alto dei Monti Parioli, e lì c'è stato questo scontro. Io volevo soltanto ricordare questi due fratelli.
E a questo punto direi che questa cosa l'abbiamo finita. Estemporanea, è uscita fuori così, non prevista. Ma le cose più importanti sono queste, però siccome c'è anche un'altra cosa estemporanea che voglio dire, è molto importante sempre questa mescolanza tra religione, non religione, pseudo-religione, laicità e cultura corrente. Proprio ieri, in quel bellissimo programma, che è bello perché è un programma che è un programma specchio della realtà italiana, che si chiama Voyager. No, parliamo Voyager, è un'altra cosa. Voyager di ieri sera che ci ha fatto vedere. Poi ne parliamo, non tagliare. Come la cultura. Sarda sia antecedente. Non affrontiamolo, ne parliamo in un'altra occasione. D'accordo. Quello invece che ci interessava far vedere era Estate in diretta. In Estate in diretta hanno intervistato una signora che da bambina vedeva la Madonna. Allora, la cosa bella che non solo c'era questo, tipo Jean d'Arc che aveva le visioni degli angeli, appunto, di San Gabriele. Allora, a questo punto, bene, bravo, bis. Allora, a questo punto hanno fatto vedere i filmati dell'epoca, in bianco e nero ovviamente, perché questa signora avrà avuto una 65 d'anni e lì era bambina, avrà avuto 7-8 anni, massimo 10 anni. La massa della gente che stava lì a guardare le apparizioni della Madonna, ma la cosa che volevo dire maggiormente mi ha colpito, che ovviamente nel parterre, quelli che dovevano discutere su questa faccenda, c'erano le solite demi-vierge della televisione. Allora, tanto dobbiamo dire o le rivierge. Allora, dobbiamo dire chi sono le demi-vierge. Le demi-vierge è una denominazione nata in Francia a significare certe ragazzotte di primo pelo, diciamo. Di primo pelo, quasi vergini, insomma. Quasi vergini, appunto, mezze vergini, che rappresentavano il non plus ultra della società. Scopereccia. Ma anche diciamo così, del consumo. Sì. All'inizio del consumismo abbiamo avuto il consumo della fica. Certo, il casino. I casini, i postriboli, certo. E costavano le belle ragazzotte che si davano facilmente per un paio di calze, no? Quella è la logica. Come quelle in Polonia 30-40 anni fa. Esatto, Polonia, Russia e quant'altro. Allora, bisogna vedere se valeva di più un paio di calze oppure una scopata. Allora, è un discorso di gusti, bus. Ma queste demi-vierge si sono esibiti, tra cui il noto Cecchi Paone, che sono esibiti in alcune considerazioni che appunto sono da vere pseudoscientifiche. Esattamente, che sono appunto da demi-vierge di sistema. Di cervello. Allora, noi vogliamo dire una cosa, cogliamo l'occasione per dire una cosa, perché poi il demi-vierge a tutti gli effetti, perché poi è lui che ha fatto delle estemporaneazioni dicendo che lui era in effetti un demi-vierge, quindi l'ha detto lui, non abbiamo niente da obiettare. Allora, dobbiamo dire una cosa, appunto, il Cecchi Paone ha a un certo punto fatto un riferimento al paganesimo, dice questo è una cosa pagana, quella. Allora, non so con quale scopo l'abbia detto, io dico la mia su questo argomento. Le apparizioni ci sono sempre state. Le apparizioni nelle fonti sorgive, ma delle ninfe, non erano apparizioni anche quelle? Ma infatti! Le sacre ninfe, gli elfi nel bosco, i fauni, i pan, non erano apparizioni? Infatti! Allora, è quello che volevo dire, ciascuno vede attraverso la propria cultura. Certo, l'occhio, il concetto che ha della dimensione reale. Allora, una immagine di carattere femminile, nell'antichità era Iside. Certo, la Madonna è la trasposizione pari pari della rappresentazione ottica, visiva, grafica di Iside. Oh, è lei. Allora, cosa succede? Vedi, lo dice anche lui, fallo vedere a lui. Bravo. È così. Allora, ci abbiamo la lira, vai. Non ce l'abbiamo. Allora, vedi, quando capita nella vita che uno ti ferma e tu pensi, quello è proprio da vedere, batte sempre a quattrini. A proposito dei perché il proprio
la rappresentazione dell'animo umano in ogni sua estrinsecazione oggi è concettualmente legata alla moneta. Esattamente, come insegnano i preti. Certo. Perché non vai in paradiso se prima non paghi l'obolo. Lo paghi l'obolo. E lo metti nella lingua. Soprattutto nella lingua. Allora, detto questo, mi pare che abbiamo detto tutto. Tra l'altro c'è una... Non passa manco il traghetto, Caronte non te porta, rimani nel limbo in eterno. Appunto, c'è una cosa che voglio ricordare, che mi hai fatto parlare non appunto di lingua, se no spacchi, è che la lingua di Menelik, capito? La lingua di Menelik. Menelik, com'è? Si chiama così, la lingua di Menelik. Allora, per concludere, dicevamo che l'immagine della Madonna è quella che è. Quelli che dicono che è la Madonna sono dei truffatori e quegli altri... No, anche perché vorrei capire come è possibile che da una visione, che ovviamente è una visione quindi obnubulata, quindi personale, offuscata, individuale. Quindi individuale, come fa uno a stabilire che quella è la Madonna e non un'essenza qualunque di qualunque, che ne so, un extraterrestre che arriva sotto spoglie, ci sono stati molte ipotesi che hanno ipotizzato essere anche trattarsi cioè di UFO o esseri extraterrestri, per cui la probabilità degli UFO o delle Madonne è la stessa. Ecco, chiariamo questo. Solo che quello che mi interessava sottolineare è che nella cultura corrente le demi vierze sono sempre interessati a barcamenare tra uno pseudoscientismo, che devono dimostrare che loro sono anche intelligenti, sì, interpreti della scienza materialistica, razionalistica, però non possono a questo punto rinunciare all'attenzione, all'interesse che un certo pubblico, soprattutto di persone anziane, a loro riserva, perché devono mangiare anche loro, capito? E mangiano molto bene. Molto bene, a nostro danno. Guarda quel povero demente idiota che è funzionale al sistema, come quello che fa, che tempo che fa, come si chiama quel cretino? Sì, vabbè, sì, è quello proprio perfettamente funzionale. Esattamente, compagno e amico di Jovanotti, di Matteo Renzi, la qualità della loro identità proprio profonda, culturale, comportamentale, morale, eccetera, è identica. Anzi, trappiattismo assoluto. Tu hai parlato di 5 milioni e mezzo di rinnovo del contratto, sì, esattamente, per 3 anni. Esattamente. Cioè io gli farei lavorare 300 anni per 1000 euro al mese, sì, se finisce. Esattamente. Bene. Allora, colgo l'occasione per dire un'altra cosa. Come queste cose, mi diceva un noto filosofo che si fa chiamare Jacques Vandeano, che mi ha fatto un ragionamento molto importante. La Trinità accontenta la femmina, perché mi citava il caso di una Santa Elisabetta della Trinità, la quale diceva che lei si voleva dare all'intera Trinità, capito? E diceva anche, dice, mi voglio dare a voi, riferendosi a un solo Dio, quindi questo Dio che è Trino, però è Trino nel momento in cui soddisfa certi particolari desideri. Quindi abbiamo Santa Elisabetta della Trinità, che si chiama così, della Trinità, che aveva scritto, dice, mi voglio concedere a voi come una preda. Voglio cedere. Sì, come una preda. Quindi in questa maniera una delle ragioni del successo del cattolicesimo è il fatto che chi concepisce, soprattutto la femmina, che concepisce un Dio che in realtà sono tre, dice, sarebbe abbastanza appagante. Questa è una delle ragioni del successo del cattolicesimo. Ok? Ok, andiamo avanti.